Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Lei è venuto qui questa mattina a Lampedusa, ha visitato il poliambulatorio, ha incontrato la cittadinanza, adesso è andata all'hotspot. Che cosa sta raccogliendo da questa Lampedusa? Ah, innanzitutto sto raccogliendo un grido di soccorso. Ci chiedono di non essere abbandonati a loro stessi, gli abitanti. Fanno presente che ovviamente questi sbarchi ormai che hanno sopraffatto la comunità locale hanno alterato completamente l'economia dell'isola, hanno alterato la stagione turistica, alterano ovviamente le condizioni anche di vivibilità. Però noi dobbiamo dare anche un messaggio, perché questo crea anche un danno per l'isola in prospettiva. Quest'isola è bellissima, rimane bellissima, è un gioiello per l'Italia. Gli isolani si stanno dimostrando, veramente abbiamo tante iniziative di generosità. Io oggi sono stato a pranzo da una signora con il proprio figlio che hanno accolto e hanno sfamato letteralmente dei migranti che avevano una fame non so di quanti giorni, mangiavano tozzi di pane, avevano preso addirittura un albero di carrubo. Elena, ma al netto della generosità dell'isola che abbiamo testimoniato, la ricetta del Movimento 5 Stelle. I migranti, questo lo dobbiamo dire, perché non dobbiamo alimentare tensioni e paure, non hanno segnalato, me lo dicono tutti, episodi eppure di microcriminalità. Quindi non ci sono ruberie, furti, eccetera. Nonostante questi numeri che sono veramente ingestibili quasi, insomma. Quindi stanno facendo grandissimi sforzi. Però ecco, bisogna adesso intervenire perché ecco, quest'isola e gli isolani, questa comunità non può essere lasciata a se stessa. Però la domanda è come intervenire, cioè la ricetta del Movimento 5 Stelle, la prima cosa concreta qual è? Ma guardi, io l'ho sempre detto, qui chi agita bacchette magiche prende in giro gli italiani, fate bluff, sono bluff comunicativi. Mi avete sentito fare dei bluff comunicativi? Mi avete visto fare passerelle durante 3 anni di governo con 2 governi? Ho fatto il Presidente del Consiglio. Per lei i risultati sono stati molto efficaci o sbaglio? Ma se domani lei dovesse essere Presidente del Consiglio? Continuerei a fare quello che abbiamo fatto, che ho fatto, e cioè come? Lavorando innanzitutto, viaggiando nei paesi africani senza i grandi riflettori, senza andare ovviamente a mettere in difficoltà, trattandoli come quelli che devono accettare i soldi. Quindi trattare con i paesi africani in maniera meno visibile la loro dignità e la dignità delle comunità locali. Quindi quello che è stato fatto in Tunisia significa goffaggine diplomatica. Quindi significa goffa essere diplomaticamente la Meloni, lei sta dicendo? È maldestra e inadeguata. Perché quando io ho visto che andava Elena, in non Tunisia, ho moltissimo tempo, volta, ti devi far dire per favore la questione, accordi con i paesi africani, seconda questione. Data, conoscendo la situazione della Tunisia, che non ne sarebbe uscito nulla, perché qualsiasi accordo Saied avesse firmato veramente con clausole impegnative gli avrebbe comportato dimissioni, saltava il suo governo. Quindi significa non avere neppure la competenza e l'esperienza per gestire diplomaticamente queste cose. Io le ho fatte senza riflettori. No, però Presidente, cioè la via diplomatica basta in questo momento, perché allora, è complicata la vicenda, CPR, cioè la questione sì immigrazione. O no, su questa domanda. Allora Elena, lei mi ha detto che cosa farei. Innanzitutto non farei quello che è stato fatto prima, che mi sembra già un primo passo. Secondo, non prendere in giro gli italiani con ogni decreto, quando c'è Cutro, quando c'è passaggio a Lampedusa, quando c'è la Romagna, perché ognuno di questi decreti significa un ulteriore bluff e presa in giro. E i CPR sono un bluff secondo lei? E poi CPR, la lascio allora, per ai medici perché sanno. Allora entriamo in un discorso molto tecnico, fermo quindi restando che innanzitutto, scusi, solo per completare, si lavora seriamente, si lavora a fari spenti, si lavora e si crea un clima di fiducia e collaborazione con i leader dei paesi africani di origine e di transito, si lavora con tutto il supporto delle nostre forze anche di intelligence e si costruiscono percorsi in cui ovviamente ci si aiuta reciprocamente. Uno, due, in Europa ci si presenta una linea chiara, trasparente, coerente, non si accarezzano gli amici polacchi e ungheresi quando dicono no alla redistribuzione, non gli si risponde sì bravi, siete formidabili perché state difendendo l'interesse nazionale. Allora non puoi poi chiedere un accordo di redistribuzione perché Francia e Germania ti chiudono la porta. Due, per quanto riguarda
Se a lei Elena, perdonami, però io capisco e ringrazio il Presidente Conte che si è fermato a chiacchierare con noi, ma tra l'altro la difficoltà di non avere l'auricolare, di non poter parlare direttamente con lui e il fatto che abbiamo in studio altri ospiti mi impone di ringraziarlo e salutarlo, ma lui ha un invito in questo studio quando vuole, quando ritiene, e faremo una lunga chiacchierata.